Io ho fatto il liceo scientifico, sono laureato in economia. Diciamo che in questi anni sono uno che ha studiacchiato. Però gli insegnanti dicevano sempre, sì, è sveglio, è bravo, ma si dovrebbe applicare di più. Facile a dirsi, ma quando a 15-16 anni, con tutto il rispetto per la letteratura italiana, facciamo studiare I Promessi Sposi, La Divina Commedia, si pone il ragazzo nelle condizioni di interessarsi solo e esclusivamente di anatomia, di prendere i suoi gabbasisi, per dirla alla Montalbano, porli sulla cattedra e analizzarli. Sapete quando cambiano le cose? Quando si comincia nella vita a interessarsi a qualcosa, quando si capisce che nel proprio campo, se vuoi fare la differenza, devi aggiornarti, devi studiare, devi fare tutto quello che non hai fatto sino ad ora. Puoi avere 20 anni, puoi avere 30 anni, puoi avere 60 anni, puoi essere un diplomato, un laureato, un masterizzato, ma nella vita, se vuoi andare avanti, ti devi aggiornare, devi studiare. Io le persone le divido in due categorie. Quelli che hanno il cervello piatto, quelli che hanno il culo piatto, forse hanno anche le tette piatte, quelli che dicono che sì, la vita è così, il mio carattere è così, non puoi farci niente, devi solo vivere così, e quelli che invece vogliono migliorarsi, vogliono raggiungere un traguardo giorno dopo giorno, quelli che vogliono scoprire di più. Ragazzi, non perdete mai la voglia di studiare. Alla prossima. Ciao.